tutto esaurito negli alberghi della città di Salerno per Capodanno e per i fine settimana, richieste in arrivo da diverse regioni italiane anche dai fan club di Emma Marrone, che salirà sul palco con Rocco Hunt per il tradizionale concerto di fine anno organizzato dall'amministrazione comunale. Mi dispiace, però non c'è più posto. No, tutto finito. Va bene. Certo, per Natale sì. Certamente. Capodanno niente. No. Natale a Salerno, perfetto. Le agenzie di viaggio e tour operator stanno cercando di soddisfare l'enorme richiesta, cresciuta rispetto allo scorso anno, ma la ricettività alberghiera nel capoluogo resta ancora sottodimensionata e le strutture presenti stanno quindi registrando il tutto esaurito. Ma diciamo che Luci d'Artista oramai da tanti anni è un appuntamento molto ambito per Salerno. Abbiamo telefonate da quando sono praticamente iniziate le Luci d'Artista. Registriamo un sold out praticamente per tutti i weekend. Capodanno è più gettonato, però purtroppo disponibilità non ce ne sono. Diciamo che su Salerno città ormai sono pieni gli alberghi. Sì, ma da tempo. Per trovare delle disponibilità dobbiamo comunque spostarsi di diversi chilometri. Quindi più o meno verso sud, verso l'interno? Sì, verso l'interno, però comunque voglio dire, la percezione del turista è quella di rimanere su Salerno, quindi non c'è nemmeno la voglia di andare troppo lontano. Ci sta gente appunto che pur di venire si accontenta di destinazioni alternative per poi spostarsi verso Salerno? Abbiamo chiesto degli appoggi a dei colleghi nel raggio di 30 km, chiaramente ancora, come dire, una distanza accessibile, però andando oltre chiaramente sono tanti, insomma, le persone che non sono riuscite a venire quest'anno a Salerno. Questo in generale per Capodanno, per questo fine settimana invece la situazione è analoga o è differente? Ma per questo fine settimana, il fine settimana è già pieno, è chiaro c'è ancora qualche disponibilità per Natale, perché vabbè, chiaramente Natale è ancora una festa tradizionale che si fa in famiglia, però registriamo già da qualche anno qualche richiesta su Natale, quindi su Salerno ancora qualche disponibilità per Natale c'è, sold out Capodanno e cerchiamo di lavorare per i prossimi weekend, quindi pensiamo a quello dell'Epifania. Comunque veramente quest'anno è stato un anno boom per quello che sono le richieste su Salerno. Come nostra realtà e come nostra esperienza da tour operator, veramente è stato un anno ricco di richieste per gruppi, anche per individuali, quindi Salerno effettivamente è una destinazione che tira molto.